Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video. Oggi video in cui vi mostro tutti i miei pellicciotti. Sapete che quest'anno ho una vera fissa per i pellicciotti. Mi sono sempre piaciuti, però diciamo che non ero mai andata ad acquistarli. Un po' perché pensavo di non utilizzarli, un po' perché pensavo che stessero bene solo in certe occasioni. Occasioni che io non avevo, e invece quest'anno mi sono detta: ma non ci vuole per forza un'occasione super super elegante per indossare un pellicciotto. Quindi oltre ai due che ho acquistato anni e anni fa, l'anno scorso avevo preso un gilet, quest'anno ho acquistato ben tre pellicciotti e diciamo che voglio mostrarveli. Avevo fatto qualche settimana fa o forse meno di qualche settimana fa, forse una o due settimane fa, un sondaggio su Instagram in cui vi chiedevo se preferivate i pellicciotti o i cappotti. C'è stato un 50-50 fino all'ultimo, poi hanno vinto i cappotti per 60-40. Io cappotti in realtà ne ho solo uno nero classico, e poi, essendo che appunto amo i pellicciotti, mi sono fatta la sfilza dei pellicciotti, quindi adesso ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne ho ben 6 di colori diversi. Allora, due bianchi, uno color cammello, uno lilla, uno viola e uno nero. E uno non lo indosso mai e credo che non lo indosserò mai, perché faccio prima a mostrarvelo, quindi passiamo al primo. E questo qua, bianco, come vedete è proprio solo uno scaldacuore, un coprispalla, ed è il pellicciotto che mi sono fatta fare per il mio matrimonio. Per chi mi segue da tanto sa che io mi sono sposata il 23 di dicembre, quindi faceva abbastanza freddo, e questo appunto è il pellicciotto che io avevo sopra l'abito da sposa. È super bello, super morbido, è rifinito benissimo, anche perché me l'ero fatta fare proprio su misura dalla sarta che mi stava modificando il vestito, perché chi mi segue sa che non mi sono sposata in total white, ma mi sono sposata in white and blue. Sapete perfettamente che il mio abito l'ho acquistato totalmente bianco, ma poi appunto dalla sarta mi sono fatta mettere gli strass blu, mi sono fatta mettere le code dietro blu, la coda dietro blu e due code davanti sempre blu. E questo appunto era il pellicciotto. Era indecisa se farmelo fare bianco o blu, appunto dello stesso blu che era i dettagli del mio vestito. Però mi hanno consigliato appunto di farlo bianco, in quanto comunque io non volevo essere una sposa troppo estrosa. Volevo essere una sposa classica, ma allo stesso tempo con un tocco mio di originalità. E avere un pellicciotto così blu avrebbe attirato troppo l'attenzione e avrebbe distolto l'attenzione appunto dal resto dell'abito. Quindi alla fine ho optato per questo bianco. Però appunto, essendo che è molto corto, davanti non si chiude, tutto è molto difficile da utilizzare in occasioni normali. Quindi a meno che non avrò qualche super festa in inverno, questo credo che non lo utilizzerò mai, però credo allo stesso tempo che non lo darò mai via, perché comunque è un ricordo e fa parte del mio abito da sposa, che ovviamente non darò mai via. Ovviamente se dovessi mai avere un matrimonio in inverno non andrei comunque ad utilizzarlo, perché mai indossare il bianco ai matrimoni. Però magari tipo un battesimo, piuttosto che un diciottesimo, un trentesimo, compleanni più importanti, perché no? E magari anche per un capodanno ci potrebbe stare, però non lo so, questa cosa che è corto, comunque non tiene tantissimo caldo. È vero che il giorno del mio matrimonio avevamo 23 gradi o 24, non mi ricordo, faceva caldissimo, infatti a un certo punto me lo sono tolto, sono rimasta solo in abito da sposa e avevo caldissimo, non avevo neanche le calze, io mi sono sposata con i sandali e stavo benissimo. Se volete vedere le scarpe del mio matrimonio vi rimando al video All My Shoes Summer Edition di tempo fa, andatevelo a cercare. Comunque appunto questo è il primo pellicciotto e direi che ne abbiamo parlato abbastanza. Il secondo pellicciotto è sempre bianco, e questo qui
lo comprò mia nonna sempre per il mio abito da sposa, però come vedete non ha niente di pellicciotto da sposa, comunque troppo lungo, veste oversize, e quindi no. Poi contate che il colletto, questi gancetti e la fine delle maniche sono stati inseriti in un secondo momento proprio da mia nonna. Quindi anche questo pellicciotto credo che non lo darò mai via, anche se dovessi un giorno non indossarlo. Col fatto che è stato modificato da mia nonna, che amo alla follia, credo che non lo darò mai via, perché proprio ha un valore affettivo troppo troppo grande. Come vedete le maniche sono fatte in lana, tutte fatte a mano da lei ai ferri e poi cucite sulla manica. Stessa cosa per il colletto che appunto ha poi inserito. E anche lei comunque ha sempre inserito i gancetti per poterlo anche chiudere in questo modo, perché se no neanche si chiudeva. Io l'ho anche provato sopra all'abito da sposa, ma era veramente un obbrobrio. Invece indossato in inverno, io adoro indossare il bianco in inverno, mi piace un sacco. Questo, a proposito, ha anche le tasche. Lo vedo benissimo su un outfit un po' più casual, proprio perché non ha una vera forma, è dritto, quindi lo vedo più per occasioni casual. Questo appunto me l'aveva comprato mia nonna, l'aveva pagato tipo 10 euro, veramente pochissimo, e per essere stato pagato così poco ha una morbidezza pazzesca. Poi passiamo al pellicciotto marrone, color cammello, arrivato da poco. Questo è di Enin Moda di Milano. Made in Italy, questo è assolutamente made in Italy, anche se l'ho comprato al mercato da una signora col quale ormai abbiamo legato, e lei vende solo roba made in Italy. Infatti si può sentire la differenza con quello là, che per quanto sia morbido è molto leggero. Questo invece faccio fatica a tenerlo su così, perché è veramente super pesante. Ha la cerniera sul davanti, mi è cascato. Il cappuccio poi è rifinito veramente super super bene. Poi a questo motivo ha questo con le strisce. Io ultimamente nei video non riesco a parlare bene. Comunque è veramente super bello. Questo arriva verso la metà coscia. È super super caldo, ragazze. Se volete vederlo indossato, a parte il fatto che l'avete già visto indossato, se non sbaglio, nel video Weekly Outfit di qualche tempo fa, ma comunque ci trovate anche delle foto sul mio Instagram, che se non mi seguite andatemi a seguire. E questo appunto è bellissimo, le maniche sono lunghe e veramente ha una morbidezza e una pesantezza fantastica, cioè è proprio uno di quei pellicciotti che ti tiene caldo, non è solo per estetica. Ah, una cosa al quale che tengo a precisare, sono tutti pellicciotti sintetici, sono tutte eco pellicce. Anche quella del mio matrimonio, che la sarta mi aveva chiesto: vuoi la pelliccia o l'eco pelliccia? Io ho assolutamente detto eco pelliccia, perché non mi piace indossare la pelliccia vera, sono contro le pellicce vere. E quindi nonostante io quel pellicciotto lì l'abbia pagato la bellezza di 200 euro, 250 per la precisione, comunque è eco pelliccia. Prima che mi arrivino magari commenti, specialmente magari su questo: ah, ma indossi pellicce vere, poveri animali. No, sono contro le pellicce, viva l'ecopelliccia, che è altrettanto bella, altrettanto morbida e non fa male agli animali. E quindi questo è probabilmente in assoluto il mio preferito. Mettiamola. Poi passiamo all'altra new entry, che anche questo mi avete già visto sia su Instagram sia nel video appunto Weekly Outfit. Allora, questo è molto più, è più corto rispetto all'altro, la particolarità sta nell'elastico in vita. Anche questo ha le parti con queste righe, che non viene il termine. Stessa cosa per le maniche. Sul davanti ha la cerniera, questo al contrario dell'altro non ha il cappuccio, però comunque ha il collo abbastanza alto che tiene caldo. Questo è di Alessia Milano, questa è in taglia ML, però io che sono una S mi sta perfetto. Anche questo rifinito super bene, all'interno è lilla sempre, un po' più chiaro, che richiama appunto il lilla dell'elastico in vita. E anche questo è veramente di una morbidezza che non avete idea.
E anche questo, stessa cosa dell'altro, è veramente pesante, è veramente caldo. È proprio un pellicciotto che, cioè una pelliccia che si sente che è fatta bene, che è fatta non per non solo per estetica, ma anche proprio per tenere caldo. Cioè io questi, sicuramente con uno di questi, anche in alta montagna, non sentirei troppo freddo. L'ho voluto prendere di questo color lilla, come vedete amo il lilla, perché era particolare, stesso modello, c'era anche nero, c'era bianco, c'era azzurro e color petrolio. Ero indecisa se prendere questo, prenderlo azzurro o color petrolio. Mi piacevano un sacco tutti e tre, li avrei presi tutti e tre se non fosse stato per il costo, comunque li ho pagati 50 euro l'uno e già 100 euro li avevo spesi perché avevo scelto, cioè sapevo già che 100 euro li avrei spesi perché avevo già detto che prendevo quello e più volevo un secondo e avevo detto basta. E alla fine ho optato per il lilla perché come tonalità tipo l'azzurro le utilizzo di più in primavera e estate, in inverno tendo ad utilizzare più altri colori, quindi mi sono detta che probabilmente non l'avrei usato. Il color petrolio avevo paura di non riuscire ad abbinarlo come volevo e alla fine ho optato per il lilla, che è il colore che probabilmente amo di più in assoluto, cioè viola, lilla, sono i miei colori. E in più mi sono detta con un outfit nero o bianco o casual di jeans, così questo ci sta bene, quindi mi ha convinto il fatto che secondo me sarei riuscita ad abbinarlo di più e in effetti l'ho già utilizzato 2 o 3 volte e devo dire che obiettivamente mi piace da morire. Sì, continuo ad accarezzarlo come se fosse un bambino perché è super super morbido. Comunque andiamo avanti che mi sto dilungando veramente tantissimo. Poi altro pellicciotto, qua andiamo sul viola. Anche questo l'avete già visto perché anche questo l'ho già indossato un po' di volte. Questo anche è made in Italy, ma rispetto agli altri due è molto 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 più leggero, ma lo potete notare anche tranquillamente visivamente. Allora, resta aperto se non fosse per la chiusura qua che ha questo bottone solo qua sopra, poi il resto resta aperto. Quindi questo diciamo che è un po' più estetico o comunque non da utilizzare in pieno inverno, è più utilizzabile in questa stagione che si fa freddo ma non troppo, diciamo che non si va sotto lo zero come gradazione, anzi neanche sotto i 10, però comunque molto carino, anche questo super morbido e ovviamente lo si vede tranquillamente che il tessuto è meno bombato. Dietro molto semplice, veste comunque scende più dritto e mi piace, io l'ho preso più che altro per il colore che mi fa impazzire. Come vi ho detto prima, lilla e viola sono i miei colori. L'interno è di questo color prugna, cioè prugna più scuro rispetto a questo, in realtà sì, è un viola ma vira più al prugna. Poi passiamo all'ultimo pellicciotto che vi dicevo era quello nero che ho acquistato lo scorso anno. Questo è di Boss Bell King, boh, non lo so. Anche questo, solo questo, è di seconda mano. Questo è in taglia L, ma veste tranquillamente una S. Mi piace tantissimo, ha le tasche, non tanto grandi, ma le ha. Le tasche hanno questa parte rifinita in pelle e anche i passanti per la cintura sono in pelle. Molto molto carino, ha due tipi di pelliccia, qua è un po' più frufru, un po' più pelliccia spettinata, mentre qua è un po' più pelliccia lucida. L'interno sempre nero, il dietro è abbastanza semplice, appunto è smanicato, io questo lo utilizzo tanto con i giubbottini di pelle sotto, tipo io ho il giubbottino di pelle rosa, ho il giubbottino quello di pelle color rame, color mattone, no, più rame, e siccome comunque adesso inizia a fare un po' troppo freddo per quei giubbottini, ci metto questo sopra in modo che comunque sto un po' più calda almeno in questa parte. L'ho utilizzato tanto sia l'anno scorso e anche quest'anno l'ho già utilizzato, mi piace proprio perché se non voglio avere l'ingombro di quelle pellicce, con questo sono molto più libera, non avendo le maniche, avendo appunto il giubbottino più leggero, sono molto più libera. Invece con quella ovviamente tipo in macchina, quando vado in macchina
e ho quelle pellicce lì, se non devo guidare, no, non mi creano problemi. Ma se già devo guidare, mi sento un po' più goffa, quindi tendo a toglierle e a rimetterle quando scendo dalla macchina. Invece, indossando un giubbottino di pelle con questa sopra, sono tranquillamente libera in quasi tutti i movimenti. Questo l'avevo preso appunto di seconda mano su Depop. E con uno scambio avevo preso questo e un paio di scarpe e io non mi ricordo cosa avevo mandato alla ragazza, comunque mi ha trovata molto bene. E niente, questo è tutto, questi erano i miei pellicciotti, spero che vi siano piaciuti, fatemi sapere qual è il vostro preferito, soprattutto se indossate i pellicciotti, ma fatemi sapere anche se magari volete un video outfit in cui vi mostro come indosso i vari pellicciotti o le varie pellicce, chiamiamole come vogliamo. Ci sono tantissimi outfit da poter fare con tutte queste pellicce, salvo appunto la prima che vi ho mostrato, che essendo molto corta non riesco molto, non, cioè, non riesco proprio ad utilizzarla. Cioè, non, è un po' come l'abito da sposa, l'ho indossata quel giorno e basta. Forse l'avevo indossata per fare dei video outfit, forse tipo Natale, San Valentino, non mi ricordo, boh, non me lo ricordo. Comunque la riesco ad indossare molto poco. Anzi, poco niente. Invece le altre le indosso tutte tanto. Niente, vi mando un super bacione come sempre e spero che il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!